Oggi ramen all'italiana. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Ora di pranzo prepariamo un pranzetto buono e caldo. Il tempo non è più dei migliori, sebbene adesso sia uscito uno scorcio di sole, il freddo è finalmente arrivato anche da noi in Sicilia, quindi oggi ramen all'italiana. Ho pensato infatti di creare una sorta di spaghetto in brodo accompagnato da verdure, uovo, sempre uovo in camicia ma fatto molto così velocemente. Vi faccio vedere come viene fuori un piatto delizioso e bellissimo d'aspetto. Iniziamo subito. E allora carta e penna che vi do la lista degli ingredienti. Mezza verza o cavolo cappuccio, viene buonissima con entrambe le verdure. 3 carote, una carota per ogni commensale, 200 g di fondo per soffritto oppure 2 cipolle tagliate finemente e 2 spicchi d'aglio, 5 dadi, io li uso vegetali, voi usate quelli che preferite perché daranno le note di fondo al vostro ramen. Per 3 persone metto 200-250 g di spaghetti numero 5, 4 litri d'acqua, 4 uova perché Gabriele è goloso e ne mangia 2 e 2-3 tocchetti di parmigiano per ogni commensale. Se come me tieni le uova in frigorifero, tirale fuori dal frigo almeno un'oretta prima della preparazione, perché dovendole immergere nel brodo caldo, l'escursione termica troppo forte potrebbe farle spaccare nel brodo e non è proprio quello che vogliamo, eh? In 4 litri d'acqua preparo un bel brodo, metto 5 dadi vegetali, questi sono dadi non particolarmente sapidi, per cui li aiuto con una presa di sale e metto ad ebollizione. Questo sarà il brodo per tutte le preparazioni. Se voi siete più bravi di me, fatelo in casa il brodo, fate un bel brodo vegetale. Io purtroppo non ho avuto il tempo e in casa non ho neanche gli ingredienti, quindi intanto vado ad ebollizione questo brodo con il dado. Come verdure userò mezza verza o cavolo riccio, come lo chiamate voi, 3 carote, in ogni regione ha un nome differente, e poi mi aiuterò anche con un misto per soffritto perché volevo fare questa ricetta ma mi sono accorta di non avere la cipolla. In un wok quindi metto il preparato per soffritto e ne metto abbastanza. Voilà, lo sciacquo della sua brina perché a me così non piace, quindi lo sgretolo, lo scolo ben bene, 2 bei giri d'olio extravergine d'oliva e comincio a mettere a stufare il mio soffritto. Mentre il brodo è sul fuoco taglio la mia verza, elimino il cuore e taglio a striscioline. Io già l'ho lavata più o meno così chiusa e adesso poi una volta tagliata a striscioline la passo nuovamente sotto il rubinetto in modo che in pentola arrivi umida. La verza, il cavolo cappuccio e tutto quello che ha questo sapore così intenso a me piace moltissimo, specialmente nelle zuppe e nelle minestre. È una verdura molto appagante senza risultare pesante come broccoli e cavolfiori, che adoro parimenti ma che digerisco con maggiore difficoltà. Faccio in pezzi e sciacquando metto nella pentola che sentite soffriggere. Ed ecco qui il brodo che va e poi la verza col soffritto. Torniamo alla nostra preparazione. Tagliamo capo e coda della carota. E do la coda a Chérie.
naturalmente lavatele prima, eh? Io le ho lavate, è ovvio. E adesso pelo le mie carote. E adesso tagliamo a metà e poi a striscioline. Ok, aggiungiamoli in padella. Rivestiamo leggermente, saliamo e solo adesso prendiamo dalla pentola del nostro brodo un paio di mestoli di brodo e aggiungiamoli. Facciamo tre, dai. Voilà. A questo punto copriamo e lasciamo cuocere a fuoco medio finché le verdure non si saranno ammorbidite. Mentre le verdure cucinano buone buonine, preparo in un pentolino così piccolo, metto 5 mestoli del brodo che abbiamo preparato insieme e voilà, e porto a ebollizione. Una volta messo il brodo nel pentolino, unisco 2 spicchi d'aglio interi. Mentre il brodo va in ebollizione, prendo dal freezer i tocchetti di parmigiano. Questi sono dei tocchetti di parmigiano che prendo da Lidl, 14 mesi di stagionatura. E per non farli muffire, non mangiandoli tutti in una volta aperto, io conservo il parmigiano sempre in freezer. È la soluzione migliore per conservarlo bello fresco. Ecco qua i miei tocchetti di parmigiano che simuleranno il tofu. Di tanto in tanto durante la preparazione diamo una rimestata alle nostre verdure. Finché c'è fondo di cottura possono stare a stufare beatamente. Facciamole ammorbidire ma non scuocere troppo. Il brodo ha ripreso a bollire, quindi tagliamo la pasta, rigorosamente spaghetti numero 5, italianissimi, e li cuocio direttamente nel brodo. Ovviamente assaggiate prima il brodo, perché se è troppo sapido allungatelo con un po' d'acqua. Aspettiamo i 9 minuti della cottura della pasta, ma 3 minuti prima di tirare fuori la pasta dal brodo cucineremo le uova. A questo punto le verdure sono cotte, morbide ma non sfatte, e le lascio così coperte, loro continuano ancora un po'. La pasta è quasi a metà cottura, mettiamo a bollire il liquido per le uova, il brodo per le uova, quindi possiamo farle in 2 modi. Tra l'altro il ramen che vi sto proponendo io è un ramen all'italiana, quindi le uova saranno in camicia, ma potete farle anche con le uova sode, lasciando il tuorlo leggermente morbido. Anche le uova sode tagliate a metà possono essere adagiate nel piatto e ci stanno benissimo. Io invece voglio farlo proprio con le uova in camicia all'italiana. Facciamo le uova in camicia. C'è il modo classico, quindi creiamo il vortice e al centro del vortice adesso buttiamo l'uovo e lasciamolo chiudere. Ok, che è difficilissimo da far venire, ma quello è. Oppure il metodo alla ombretta, per gente che come me non è brava. No, a fare le uova in camicia assolutamente. Io faccio la seguente: mestolo, verso l'uovo nel mestolo e piano piano lo verso nel brodo, mestolo e lui da solo si solidifica. Oppure, meglio ancora, fate entrare un po' di brodo caldo, ok, e poi lo lasciate andare. Lasciamo cuocere
un minuto le uova e siamo subito pronti per impiattare. Alla base della ciotola mettiamo la verdura, gli spaghetti. Dopo gli spaghetti il brodo, e lo mischio un po' il brodo delle uova e un po' il brodo della pasta, un bel po', almeno a noi piace bello brodoso. Prendo un uovo e lo metto dentro, voilà, tre tocchetti di parmigiano bene inseriti all'interno del brodino. E voilà, il nostro ramen all'italiana è pronto per essere gustato. Preparo le altre coppette e vi faccio un volo panoramico tra le delizie. Se volete, una cosa che ci sta veramente molto bene è un pochino di peperoncino. Voilà, buon appetito, per queste giornate fredde è l'ideale. Spero che questa ricetta fintamente esotica vi sia piaciuta e spero ancora di più che vi sia piaciuto il nuovo taglio dei video. Fatemi sapere se gradite più questi video o quelli con la ripresa dall'alto un po' più asettici. Io sinceramente in questo momento amo di più condividere parti più ampie della mia cucina con voi, proprio per farvi sentire un po' a casa con me e per sentire proprio in maniera tangibile la vostra compagnia. Provate il ramen all'italiana di Due Cuori Una Cappa e fatemi sapere cosa ne pensate. Alternative, potete fare anche l'uovo sodo, semisodo, dividerlo a metà con il tuorlo ancora leggermente cremoso e adagiarlo sul ramen aperto. Io lo preferisco invece così, in camicia. È un pochettino più difficile da fare, ma il sapore è molto più intenso e molto più esplosivo all'interno del ramen. Bene, pollice in su se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole per la prossima ricetta. Ciao!